cortesia, vuole chiedere a Cutolo in relazione, tanto per fissare un attimo il momento, ricorderà la corte che Cutolo disse che aveva ricevuto un telegramma da tale Marcantonio che gli preannunciava la liberazione di Cirillo. Ora io vorrei che lei chiedesse a Cutolo, sa chi si celà dietro al pseudonimo di Marcantonio? Ah, capito la domanda del suo avvocato, lei ha parlato altre volte del telegramma di questo Marcantonio, eccetera. L'avvocato dà così per scontato che questo Marcantonio... Infatti chi era Marcantonio? Ecco, non fosse Marcantonio, cioè la persona Marcantonio... Chi era Marcantonio? Marcantonio era un soprannome, comunque, nel senso... Comunque era uno che comandava quando Enzo Casillo, nella NCO. E devo dire nome, comunque. Cioè, lei richiede di dirlo... Comunque anche interesse a sapere, siccome lei dice qualche cosa io non lo posso dire, va perché bene, non ho interesse, non ho. Beh, se lo può dire a noi. Era uno che comandava come Enzo Casillo. E si chiamava? Era un mio parente ed era un mio amico, Elio Vaiano. Vaiano. Purtroppo è stato ammazzato anche lui, dopo il fatto ci ritorno. Dunque, a domanda dell'avvocato Trofino risponde il Marcantonio. Che ebbe a spedirmi il telegramma di cui ho parlato nella scorsa udienza in realtà era uno che nella NCO comandava come Casillo. Si trattava di Vaiano Ennio, esatto, persona che poi è stata uccisa. È stata ammazzata a Viga di Pensa, a Viga di Pensa. Scusi, alla passata udienza Cutolo ha dichiarato che chiese alla Brigate Rosse di rilasciare Cirillo. Volevo che lei chiedesse a Cutolo, ma i brigatisti chiesero qualcosa in cambio di questa liberazione, o no? Lei l'altra volta, nella scorsa udienza, ha detto che aveva mandato un ordine alle Brigate Rosse dicendo dovete liberare Cirillo, in mancanza di che sarete perseguitati voi e le vostre famiglie, e questo era un messaggio diretto ai brigatisti. I brigatisti detenuti e liberi. Come? Detenuti, esatto. Detenuti e liberi anche. Detenuti e liberi, ovvio. I detenuti perché poi lo trasmettessero ai liberi fuori. L'avvocato Trofino, suo difensore, vuole sapere, questi brigatisti, avendo ricevuto questo suo messaggio, hanno chiesto per poi obbedire, diciamo, questo suo ordine, per eseguirlo, ecco, diciamo così. Ma vedete... A parte che in quell'epoca non potevano chiedere niente in cambio, comunque. Però una cosa, se la devo dire, comunque me l'hanno chiesto una cosa, comunque. Di dare una lezione al Turatello. A chi? Turatello. Turatello? Sì, perché poiché appoggiava i terroristi neri, questo Turatello, nel carcere di Nuoro maltrattava i brigatisti, volevano che gli dava una lezione. Faceva parte dei brigatisti neri? No, era uno che li appoggiava, era un boss milanese, comunque, questo Turatello. Vabbè, il Turatello è un nome. È un nome, purtroppo ho preso in ergastolo perché dopo è stato ammazzato. E io mi sono preso in ergastolo. Che si sono precipitate le cose, è stato ammazzato. Poi tra l'altro, signor Presidente, ma non lo so, devo chiedere delle cose. Sì, scusi, signor Cuto, allora un momento solo. Alla domanda dell'avvocato Trofino, su se, avendo ricevuto l'ordine... Mi hanno chiesto anche un'altra cosa. Sì, ma gli altri siamo, non si preoccupi. Avendo ricevuto l'ordine... di liberare Cirillo, le Brigate Rosse avessero chiesto in cambio qualche cosa risponde sì, qualcosa mi chiesero.
E cioè di dare una lezione. Far dare, dare comunque, come? Di far dare, perché io non gliela potevo dare perché stavo un altro carcere. Di dare, anzi di far dare una lezione a Turatello, che in quanto aderente come appoggio, in sostanza proteggeva i terroristi neri in carcere, ai terroristi neri, maltrattava in carcere gli elementi delle Brigate Rosse. In che cosa doveva consistere questa lezione, signor Conte? Signor Presidente, lo doveva far appicchiare, lo doveva far accoltellare, comunque, questo voleva... Lei ha detto, mi hanno chiesto di dare una lezione, questo per la precisione, insomma... Mi hanno chiesto di dare una lezione, l'hanno specificato, nel senso che lo dovevo far picchiare. Farlo fuori, ferirlo gravemente. Lo dovevo far picchiare, signor Presidente, lo dovevo far picchiare. Poi, sono precipitato le cose e Turatello è morto e io mi sono preso nel castro. È morto? Accoltellato, in carcere a Nuoro. In realtà mi avevano chiesto di farlo picchiare. Poi le cose sono precipitate. Turatello fu accoltellato ed io mi sono preso un ergastolo. Signor Presidente, ma impatto per quello che ha detto, mi ha chiesto l'avvocato a fine semplice, mi hanno chiesto anche altre cose, no? Ci fu anche un'altra richiesta. La mia domanda successiva, cioè in effetti gli chiesero solo questo... attraverso dei terroristi, che, ma ci risulta tra l'altro nelle mie interrogatorie. Se fosse l'avvocato mi pone la domanda, io... Mi fu avvicinato di alcuni atti, ma non dei fogli processuali. Fu avvicinato da terroristi che stavano. Fui avvicinato da terroristi che stavano ad Ascoli. Mi chiesero se gli pubblicassero dei loro volantini, delle cose, non so di cosa si trattava, su una rivista tedesca. Loro avrebbero rilasciato anche all'ingegner Taliercio. Rilasciato anche all'ingegner Taliercio. Ecco. Sequestrato dall'EPR. Non ho finito, Presidente. Ok, non ho finito. Chiesero anche un altro favore. E cioè quello di far pubblicare dei loro volantini su una rivista tedesca. Promettendomi che in cambio avrebbero liberato l'ingegner Taliercio. Al che io lo dissi a questi dei servizi del SISMI e uno di loro mi rispose che se ne fregava di questo ingegner Taliercio, gli interessava soltanto Cirillo. Taliercio, di tale richiesta informai le persone del SISMI. Sembra che c'era, come si chiama, quel colonnello che abbiamo detto l'altro giorno. Titta è un altro Belmondo, forse si chiama. Mi pare. Mi pare Titta e Belmondo. Titto sicuro, no? L'ho detto proprio a Titto, e Titta dietro se ne fregava. C'era un altro, non mi ricordo se era Belmondo o un altro. Che prima non vale e quello di dopo sostituisce quello di prima. Non c'è niente di grave, non c'è un delitto per aver detto una cosa e poi si precisa dopo quello che deve essere detto. Quindi ormai il segreto. Sicuramente
il colonnello Ditta. E forse Belmonte. E forse... O era un altro, ripeto, perché non mi ricordo bene se era Belmonte o un altro. Anche un altro, virgola, può darsi Belmonte. Mi fu risposto da costoro. Soprattutto dal Titta, comunque voglio precisare. Particolarmente dal Titta. Che di Taliercio se ne fregavano. Altro? Un'ultima domanda ed ho finito. Vuole chiedere a Cutolo se ha mai sentito parlare di tale Alphonse Bove e se gli risulta che abbia avuto un ruolo durante il sequestro civile. Alphonse lo sa, no, non ho capito. Alphonse Bove. Alphonse, non mai finale. È un italo americano, per esempio. Alphonse Bove. Io chiedevo la precisione, ma era precisamente il nome. Durante queste questioni, queste trattative, avete sentito parlare di un certo Alphonse Bove? E si è avuto contatti anche attraverso terze persone? Forse se no, così completiamo la domanda, lo faccio per guadagnare tempo. Una domanda alla volta. Avete sentito parlare di questo Alphonse Bove? Sì, ne ho sentito parlare quasi alla fine del sequestro Cirillo, comunque, sempre da Enzo Casillo. Poi ne ho sentito parlare dopo, molto largamente, che si interessava anche questo Alphonse Bove, ed anzi voleva rientrare anche lui nel carcere, questo dopo, nel carcere di Ascoli, perché voleva un mio intervento per salvare la vita del generale Dozier. Yeah. Dozier, quello che fu sequestrato dall'FBI. Ma io non l'ho visto mai, non c'è. Ma sì, a domanda l'avvocato di Trofino risponde. Forse non gli diede il permesso di entrare dopo. Casillo. Era un verso la fine era un italo americano, se non sbaglio. Delle trattative mi parlò di tale Alphonse Bove. L'occasione che mi parlò di pazienza. L'occasione che mi parlò di pazienza. E precisamente quando mi parlò di pazienza. Presidente, per arrivare un poco all'oggetto delimitato dell'appello. Un attimo solo, finisco di scrivere quello che ho detto. Tutto questo poi successivamente seppi sempre da Casillo, è vero? Sì, ma lei non ha fatto scelta che si interessava anche questo, mi ha detto Casillo che si interessava anche questo Bove del sequestro Cirillo. Anzi, Casillo mi disse che anche questo Bove era interessato al rilascio di Cirillo. Era interessato al rilascio di Cirillo. Poi dopo, sempre senza quello che ce lo dico, poi dopo, anche sempre Enzo Casillo, mi disse che questo voleva venire a colloquio con me per intervenire, per avere il mio intervento a far liberare Dozier. Ma al rilascio già avvenuto. Sì, già per il sequestro Dozier, signor Presidente, questa è una cosa del sequestro Dozier. Sì, ma questo Casillo mi disse che Bove voleva venire, ma quando me lo disse? Dopo il processo Cirillo. Quando già era stato rilasciato Cirillo. Sì, se Dozier è stato sequestrato dopo, non me lo poteva dire prima. Successivamente, ma molto tempo dopo. Quando fu sequestrato Dozier, in sostanza, signor Presidente? Dopo il sequestro di Dozier. Sembra che c'era. Abbiamo finito? Adesso lo vediamo, perché questo è il problema. Casillo mi disse che questo Bove aveva chiesto di venire a parlare con me e non gli hanno voluto dare i permessi dal ministero. Aveva chiesto di venire a parlare con me per far liberare Dozier. Perché facessi liberare il Dozier. Senti, scusi. Ma non aveva avuto il permesso di entrare in carcere. Senti, scusi. Vuole chiedere a Cutolo se gli risultavano dei rapporti tra Alphonse Bove e Rotondi
anche lui imputato in questo processo è Casillo parlando ritenuto autore del falso, comunque sicuramente autore del falso materiale, come risulta storicamente. Casillo parlandovi di Bove vi ha detto che Sa se Rotondi conosceva Alfonso Bove, sa se si sono incontrati e sa se hanno parlato del rapimento Cirillo. Ecco, queste sono le quattro. Sapete se Bove conosceva Rotondi? Se Bove conosceva Rotondi? Se Casillo conosceva Rotondi? Se Bove, Bove. Casillo so che lo conoscevo. Comunque. Come lo sapevate? Non ricordo se me l'ha detto Casillo, ma credo di sì comunque. Chi ve l'ha detto? Era sempre Casillo. Era Casillo che veniva in caccia da me. E aveva avuto dei rapporti questa che hai. La prima domanda era su se Bove avesse rapporti con Rotondi e lui ha detto sì, mi pare di ricordare che le avesse questi rapporti, ovviamente avendo, ma ho detto Casillo, è esatto questo. Certamente Presidente, la domanda è ancora più precisa, se la vuole porre in questo. Cortesemente vorrei ricordare che secondo quello che sta scritto nel codice di vecchio rito, che io ho ancora riguardato una volta, è possibile la registrazione audio, ma che comunque ciò non esonera dalla verbalizzazione scritta, e poiché la verbalizzazione scritta consiste nella trascrizione parola a parola, nei limiti del possibile, di quello che dice, io devo far completare la trascrizione a questo giovanotto, il quale non ha la velocità della nostra mente che siamo capaci di... Lui realizza in tempi un poco più lunghi, e facciamo gli dammi diciamo, in tempo. Perché sennò poi per Paolo viene monco e poi diciamo che. Se lei mi fa dire tutto il pensiero, poi dopo lei lo traduce. Mi risulta che Bove avesse relazioni con Rotondi. E questo per. Con Rotondi. Che giustamente non pronunciato, segretario, e quindi i nomi gli sono sconosciuti. E questo per avermelo detto lo stesso Casillo. Perché Casillo conosceva bene questo Rotondi. Casillo conosceva bene il Rotondi. Altro. Presidente, Cutolo è a conoscenza di una riunione avvenuta tra Alfonso Bove, Casillo e presente lo stesso Rotondi? Se Casillo lo informò di questo, se sa quale ruolo Bove ebbe nella vicenda e che cosa chiese a Casillo? Sono un po' troppo, dice lei. Allora, ma Presidente, ma non me lo ricordo. Purtroppo la cross examination c'è impedita. Ho risposto, non me lo ricordo. C'è stato un... Non me lo ricordo. Non ve lo ricordate o non lo sapete? Non me lo ricordo. La domanda risponde. Non mi ricordo se vi sia stata una riunione, un incontro, chiamiamolo così, no? Tra Bove, Rotondi e Casillo, abbiamo detto, vero? Senti, l'ultima domanda ed ho concluso. In effetti allora Casillo, né prima né dopo, lo informò di che cosa in effetti voleva Alfonso Bove, cioè chiedeva la liberazione di Cirillo per conto di chi, per che cosa, se Casillo lo informò di questa situazione. Casillo non mi precisò a quale titolo questo Bove si interessava per la liberazione di Cirillo. Presidente, Casillo, le ho detto l'altra volta, che era Raffaele Cutolo fuori, quindi faceva tutto ciò che voleva. Sì, ma se Cutolo forse non no, sono stato... No, se lo ha informato successivamente, cioè perché Bove voleva Cirillo libero. Si capisce un'altra cosa. Ad un certo punto arriva Casillo e le dice... Ma questo è proprio l'oggetto dell'imputazione. Ad un certo punto arriva Casillo e le dice, sai... Di questa faccenda della liberazione di Cirillo c'è anche un certo Bove che si sta interessando. Sì, sì, perché? Venne allora, dall'America apposta. Ecco, allora non lo so se Casillo glielo abbia detto spontaneamente, sì, oppure l'avvocato vostro difensore si pone la domanda, ma gliel'avete chiesto perché era Bove? Non mi poneva tanto problema, perché Casillo io avevo fiducia in Casillo in quel periodo, mi sono spiegato. La domanda gli risponde. Io non chiesi a Casillo tutti questi dettagli, non glieli chiedevo, questo, si dovrebbero chiedere ai testimoni. Credo. Perché Bove si interessasse per Cirillo? Grazie Presidente. Lei Casillo me lo disse. Signor Presidente, dovreste chiedere tutto questo ai testimoni che sanno tutto comunque, loro hanno contattato fuori. No? Forse io ho già detto una volta, rimaniamo nell'interrogatorio, le domande e le risposte.
Vabbè. Come ho detto, io avevo piena fiducia in Casini. Come ho detto, io avevo piena fiducia in Casini. Sono finito le sue domande, avvocato Trofino. Lei ha finito, avvocato Trofino. Posso andarci, presidente? No, sicuro. No. Ci sono i suoi difensori che hanno bisogno di sapere parecchie cose da lei. Quindi passa l'avvocato della mia. Prenda domanda. In parte già le ha fatte l'avvocato Trofino, domande che intendevo allora fare. Allora faccia quelle che non ha fatto l'avvocato. Evitiamo ripetizioni. Tornando un po' all'oggetto specifico della contestazione, sul falso, se ci può dire Cutolo, quale ruolo e se ha avuto un ruolo pandico in questa faccenda della trattativa? Pandico si è interessato anche lui di questa trattativa. Presidente, per quanto riguarda il falso, è amnistiato, quindi... No, ma no, ma il falso in relazione alla tentata estorsione. Il falso è interessato. No, chiedo scusa. È un reato amministrato. No, sono stato improprio nella specificazione. A me che mi interessa questi 2 anni, comunque, no? Mi pesano molto, comunque, più di tanto ergastolo, ma mi interessa maggiormente il falso, perché non l'ho fatto. Non so se ma il falso in relazione alla tentata estorsione? No, ma Pantico non c'era proprio ad Ascoli, comunque. Io vi posso rispondere, signor Presidente, se vuole posso rispondere. Posso rispondere? Signor Presidente, il falso, ci tengo molto di più, le ripeto, io ho preso tante ergastole comunque, no? Ma questi anni mi pesano tantissimo perché io ho liberato questa vita dello sa e non devo anche pagare con una lieve condanna. Il procuratore generale che faceva presente, mi diceva che il reato di falso, ma non mi interessa, è un reato che è superato. Ma non mi interessa, però... anche che me l'avrebbero dato 10 anni. E io devo fare 5 ergastoli, se me ne frega comunque. Però mi pensa, se io ho il falso, se io ho questi 2 anni, più degli ergastoli comunque, perché io ho salvato soltanto una vita, lo sa. Arriviamo al dunque. Comunque, al dunque ci arriviamo, ecco, vedete se... Ecco, arriviamo al dunque. Lei mi ha detto, Pandico, che vabbè, cosa fa? Comunque, io non ho fatto nessun falso. Pandico è soltanto un cialtrone. Ad Ascalo non c'era Pandico quando è successo la trattativa Cirillo, quindi non si è potuto interessare di niente, perché non c'era. E io il falso non l'ho mai fatto, nemmeno pensato comunque. La domanda che avvocato della Pia risponde, il documento falso non l'ho fatto io. No, ho detto anche che Pandico è soltanto un cialtrone, ha fatto morire a Tortora, non ci dimentichiamo. Poi dopo Pandico farà coerenza. Non viene scritto poi tante cose, ma poi ritorniamo, alle stesse, facciamo lo stesso interrogatorio del giudice istruttore. Io dico una cosa per il documento falso non l'ho fatto io e non lo ha fatto nemmeno Pandico. Ma non c'era proprio Adace, ho detto un'altra cosa, egregio presidente, comunque. Ho detto tutta un'altra cosa io. Quello che io sto scrivendo. No, dice no, dice non fate nemmeno Pandico. Non c'era proprio Adascoli. Pandico in quell'epoca non c'era proprio Adascolo Piscio. Pandico è un cialtrone perché all'epoca del fatto egli non era proprio, non c'era affatto nel carcere di Alatri. Ecco questo. Cioè nell'81 Pandico là non c'è. Signor procuratore, le posso scrivere un'altra cosa che ci posso fare io? Perché no, se mi intende? È quello intendito. Io questo ho detto, signor procuratore. Perché non c'era, quando è stata la trattativa ci non c'era proprio. Posso continuare, signor Presidente? Sì, un momento, avvocato, fatemi cosa dire. Prego, sì. Non l'ho detto. Quando è stata la trattativa civile, Pandico non c'era proprio. Precisa che l'imputato che il Cutolo non ha detto che Pandico non ha fatto il documento. Ha detto soltanto. Però l'ho escluso tassativamente che l'abbia fatto. Ha detto soltanto, a questo punto scriviamo parola per parola tutto quello che mi dispiace di far perdere tempo agli altri, ma non vorrei beccarmi delle accuse. No, Presidente, non è questo comunque, a me già mi è successo in tanti processi queste cose. Sono 30 anni che faccio i processi. Voi abbreviate e saltate cose più di là. Che Pandico non ha fatto il documento. Lui ha già detto che il documento lui non ha fatto. Presidente, ho detto che Pandico è un cialtrone perché quando è stata la trattativa civile non c'era nel carcere di Ascalo. E escludo tassativamente che abbia fatto lui questo documento. Precisa, il dato che Cutolo ha detto, non ha detto che Pandico non ha fatto il documento, ha detto soltanto Pandico è un cialtrone perché
durante le trattative, esatto. La trattativa, lui non era in carcere di Ascoli Piceno. Ed è escluso tassativamente che abbia fatto questo documento. Allora quello che aveva scritto prima. No, dopo è venuto, e io non lo so se è stato fatto dopo, come dice il procuratore, il falso, lui è arrivato dopo ad Ascoli, io non lo so. Non era il falso di Ascoli Piceno. Ed escludo che egli abbia fatto il documento falso, è così o no? Sì, lo escludo proprio tassativamente. Non tassativamente! Se no me l'avrebbe detto. Altra domanda, avvocato. Sì, presidente. Sempre in relazione all'imputazione di tentata estorsione mediante falso, o Rotondi, ex imputato, o in quali rapporti stava con Cutolo? Lei conosceva Rotondi, aveva dei rapporti? Ma chi lo conosce? Non l'ho mai conosciuto, mai questo conosciuto. Non l'ho mai conosciuto e non l'ho conosciuto. Ma non ci potevo avere contatti io con Rotondi, perché era un confidente dei carabinieri. Figuratevi se io potevo avere contatti con Rotondi. La domanda? Continuando, sempre le domande esatto, come te capire, sì. Continuando, sì. Non ho mai conosciuto Rotondi e comunque non potevo conoscerlo. Perché era un confidente dei carabinieri. Era un confidente dei carabinieri. Altro? Sa se poteva avere dei rapporti comunque, indipendentemente da sé, con la sua organizzazione, questo Rotondi? Le risulta che questo Rotondi abbia avuto rapporti con la sua organizzazione? Ce l'abbiamo detto prima, giusto quello che diceva. Quindi lei... No, perché c'è nel dettaglio delle risposte che lui ha dato nel corso del comunque, signor Presidente, io, che io sappia, l'avvocato il quale sarebbe in condizioni di sapere che era stato già detto. Signor e Presidente. Quindi l'avvocato in condizioni di saperlo. Io purtroppo ho letto la sentenza, l'ordinanza di rinvio a giudizio, ho letto la sentenza di primo grado, ho letto i motivi di appello, ma non mi sono andato a leggere i 50 volumi degli atti che sono ben 40.000 pagine. Ma sono fatto diligentemente. Penso che non ci sia qualcuno che le abbia letto tutto. No, penso proprio che allora non... rinnova la domanda. Penso proprio che non ci sia. Quindi... Vabbè, se lui conferma, non ci sono mai. Signor Presidente, che io sappia no, però che conosceva Casille lo so, però che lui aveva contatto con la mia organizzazione, l'ho escluso. Che conosceva Casillo sì, perché è di Avelline, dove abitava Enzo Casillo. Non so se avesse il Rotondi avesse... No, sicuramente no, comunque. No, escludo che Rotondi avesse contatti con la mia... Credo, con Casillo, perché Casillo abita ad Avelline, questo è di Avelline, credo che aveva contatto con Casillo. Escludo con il solo Casillo. Avesse contatti con la mia organizzazione. Posso ricordare che le risorse che ha si collega al imputato Cutolo attraverso Casillo, ecco. E Casillo si lega a Rotondi, mai è stato attribuito direttamente al Cutolo. Aveva una sorta di responsabilità, lo so, no, io non volevo parlare a questo, lì è una sorta, no, lì è una sorta di responsabilità oggettiva, perché, no, vabbè, dato che siamo entrati nella discussione, nel merito, io non intendo fare merito, però la mia tesi difensiva è che Rotondi avesse un rapporto con i servizi segreti e non con la NCO, perché ecco il perché. Prego. Ho capito. Sì, ho capito. Una parentela con me. Ho capito. Dunque, allora, segretario, io posso... Se perdiamo il No, perché se dobbiamo fare domande così, in effetti... ma io non sto riuscendo a fare una domanda. Come lei sta fino a ora sta facendo domande, già l'elenco. Sarebbe più semplice chiedere, lei ha mai saputo di questo documento falso? Poi pubblicato. Presidente, io devo... Avvocato, cortesemente, ho sempre pregato, ripeto ancora una volta, ci sono dei possibilità di dialogo, ma non di contibatti becco. Quindi, se il procuratore generale mi fa la cortesia, ma se mi consente, quando vuoi intervenire, chiede la parola. Lei sta continuando a parlare, poi verrà il momento di chiedere la parola al procuratore. Perché era di Avellino. Ecco, altre domande. Scusate, le domande cominciano ad avere un senso alla prima, alla seconda. Comunque ho risposto. Esatto. Io voglio sapere
voglio sapere, ed ha un senso, che Cutolo precisi una certa contraddittorietà su un punto che il consigliere relatore ha richiamato essere centrale. Cioè Cutolo afferma in un primo momento Casillo era il suo alter ego, era Cutolo fuori. Poi nel corso dell'interrogatorio della volta scorsa ha detto io alla fine non avevo più fiducia di Casillo. Ora vorrei che precisasse proprio per i due momenti della tentata estorsione successiva, come diceva il consigliere, e all'inizio. Se può precisare questa cosa. Che cosa deve precisare, avvocato, cortesemente? Presidente, Presidente, chiedo scusa, io purtroppo io devo ricordare quello che lei ci ha ricordato all'altra udienza. Non ho alcun interesse, lei può fare tutte le domande che vuole. Però cortesemente, siccome abbiamo tutte le esigenze di procedere, salvaguardando i diritti di ciascuno, io non consento, per quanto mi riguarda sul piano strettamente processuale, che si chiedano valutazioni, che sottolinei contraddittorietà. Le domande secche, su fatti precisi e specifici. Ci siamo avviati sul fatto, vorrei che sottolineasse la contraddittorietà, questi sono problemi di valutazione che verranno dopo le risposte che darà. Presidente, io devo protestare a questo punto. Avvocato Devapia, le ripeto quello che ho detto nella scorsa udienza e quello che ho ripetuto più volte. Presidente, a me la domanda sembra lei deve fare delle domande specifiche. Presidente, questa era addirittura una richiesta di contestazione all'imputato, se mi sono spiegato bene, perché noi abbiamo, Presidente, lo devo dire, che sennò vengono poi le opposizioni così cadute dal CIR. Noi abbiamo una prima fase storica, esatto. E che vuoi sapere? E voglio sapere, giudice, che Cutolo precisi meglio al tribunale, perché è rilevante ai fini della imputazione di tentata estorsione i suoi rapporti con Casillo, perché Cutolo dice due cose diverse o almeno o temporalmente differenti. Dice, in un primo momento era il mio alter ego all'esterno, poi ha detto alla fine non avevo nemmeno più fiducia di Casillo, e alla fine è proprio quando è stata fatta la tentata estorsione. Aggiunge lei la domanda, no, storicamente è così, nei limiti dell'ambisibile è questo. Lei si ricorda almeno così vagamente, può collocare in tempo del momento in cui lei non ha cominciato ad avere più fiducia in Casillo? Signor Presidente, ma già la domanda di prima già non è stata scritta, il fattore che diceva il signor consigliere è di un'altra cosa. Signor Presidente, mi è stato chiesto prima, sì? Prima mi è stato chiesto se Enzo Casillo o no, io credo che mi è stato chiesto, ho risposto, non è stato per parlare. Ma che cosa ha risposto? Mi dica che cosa ha risposto e controlliamo se è stato questo scritto. Questo lo dovrebbero vedere gli avvocati. Che non... Ma no, me lo deve dire lei, perché lei... Vabbè, ve lo dico, allora ve lo dico io. Anche... Alla corte, ma non sto facendo nessuna debita, signor Presidente, ma quale debita sto facendo? E allora mi sto dicendo i fatti. Cosa ha detto? Il fattore che anche il procuratore, il fattore che io non conoscevo questo rotondo, da sé non lo conosco. E l'abbiamo scritto. E poi mi è stato chiesto un'altra cosa. Cioè quale? Se sapeva senso Casillo lo conoscevo bene, io ho detto che poiché sono. E l'abbiamo scritto, tutte, no, non l'avete scritto, tutte via del lì. Allora andiamo, faccio rileggere la sera, mi faccia la cortesia, guardi, io sono disposto a conservare la calma più assoluta, però lei deve cercare di misurare le parole, perché lei non può. Allora deve essere scritto tutto quello che dico io da questo momento in poi. Tutto quello che dico. Se non lo dico il mio avvocato, lo dico io. E vabbè, avvocato, non lo so. Che cosa ha detto? Rileggiamo, facciamo rileggiamo. Questo è stato prima, sa. Di Avellino, sì. Esatto quello che ha detto. Ha detto sì, esattissimo, esattissimo. Non è stato verbalizzato. Le chiedo scusa, apposta, se allora, qual è la domanda? Presidente, posso formularla in termini diversi? Comunque, vuole sapere l'avvocato? Mi dica, come? Vuole sapere, il suo avvocato, siccome lei ha detto nei suoi interrogatori precedenti, nelle scorse dichiarazioni, ha detto che a un certo punto non aveva più fiducia. L'ho detto ieri, L'avvocato vorrebbe collocare questo momento in cui lei ha perso la fiducia con Casillo, vorrebbe sapere più o meno in che momento si è verificato. Ma credo che l'ho detto ieri, comunque... È stato, credo, alla metà del sequestro Cirillo. Ho visto che lui, insomma, stava molto in contatto con questi servizi segreti e con tante altre persone che lui mi nominava, che poteva fare tanti affari. Ho perso completamente la fiducia. Ecco perché feci intervenire a Marcantonio, cioè Elio Vaiano. Quindi metà del sequestro Cirillo, che no, significa? Che servo di quando
alla metà del sequestro civile. Io persi la fiducia nel casino in un'epoca che posso collocare a metà del sequestro Cirillo. Perché signor Presidente, perché l'ho visto molto in combutto con i servizi e con tante altre persone che lui mi parlava, ecco perché ho fatto intervenire a Elio Vaiano, questo mio amico perché e parente. Perché ho visto troppo in contatto con chi, vedete, ho visto troppo... Con questi che venivano da me, signor Presidente, con troppo tutto in contatto diciamo, con i servizi segreti... Con tutte queste persone che venivano da me. Contro il contatto con i servizi e con altre persone. E con altre che lui mi. Sembra che lui mi parlava da fuori, gli dicevano, gli promettevano, gli facevano comunque. L'ho visto molto interessato, mi sono spiegato, ho perso completamente la. Le ripeto, ecco perché ho fatto interessare al mio parente e amico Elio Vaiano. E con altri cui mi diceva che facevano e promettevano. Da fuori. Io non lo so quello che è successo fuori. E con altre di cui lui mi diceva che facevano e promettevano da fuori. Ecco perché fece interessare il mio parente Marcantonio. E apparente e amico Marcantonio. Allora? Posso alias Vaiano. Vaiano, A-I-N-O. Quindi Presidente, se ho capito bene, l'ultimo messaggio che Casillo portò fuori fu proprio questo telegramma di Vaiano che mostrò a Pazienza. Se può confermare questa cosa. L'ultimo messaggio che Casillo parlando con voi portò fuori fu questo telegramma. Invece ce l'abbiamo detto. Comunque. Casillo veniva anche dopo, Casillo veniva anche dopo a questo, però le ripeto, per togliermi proprio da torno a Casillo, no, è stato quando io ho ricevuto questo telegramma, giusto, dalla Sardegna, ho ricevuto questo telegramma, ho mandato a chiamare Enzo Casillo, è venuto, gli ho consegnato il telegramma e gli ho detto, ecco, se Cirillo fra 8 giorni è libero, stati bene, lasciami pace, non voglio sapere più niente, quindi è stato quando ho ricevuto il telegramma. Si trattava di 9 giorni prima, 10 giorni prima che rilasciamo i giorni. Casillo, no, 8 giorni, 9 giorni. È venuto in carcere. Sono più o meno questo, signor procuratore. Casillo è venuto, ascolti bene, signor Cuto. Ma no, ma non deve ascoltare. No, ma la prego. Signor Presidente, ma io non è che dico questo. Casillo è venuto in carcere anche dopo che gli detti il telegramma. Quindi 9 giorni, 10 giorni prima. Di Marcantonio. Credo 10 giorni prima del rilascio civile, perché il telegramma l'ho ricevuto prima, logicamente, no? È venuto anche dopo, ma io... Dopo poi il rilascio di Cirillo è venuto. Ma io, consegnandogli il telegramma, pensavo di aver chiuso la... No, io non ho pensato, ho chiuso la faccenda, perché Cirillo è stato liberato dopo 8 giorni. Con Casillo, non vuoi averci più da fare. Non che, no, era sempre in... Era solo che un po' la fiducia... In quel, insomma, in questo... Ho chiuso la vicenda che è andata a buon fine. Presidente, naturalmente... Questa richiesta delle Brigate Rosse, cioè di punire o intervenire su Turatella, avviene naturalmente prima di aver ricevuto questo telegramma. Se puoi chiedere questa cosa. La richiesta di punire Turatello l'ha avuta prima che avesse il telegramma. Lei dice di aver dato questo telegramma a Casillo perché lo portasse fuori, lo facesse vedere. La richiesta, non ho capito, Presidente, chiedo scusa. Ha prima ha parlato di una richiesta che aveva fatto dai brigadisti, sì. Questo è avvenuto prima della consegna del telegramma. È normale comunque. Oh, e lui, sì. La richiesta relativa a Turatello, di cui ho detto prima, avvenne prima che consegnassi il telegramma a Casillo. Altro Presidente, la stessa data quando ho avuto la richiesta che volevano salvare all'ingegnere Tagliani. È la stessa ambasciata, non so se rendo l'idea. Oh. Cioè quando lei ha consegnato il telegramma a Casillo, in quella stessa data hanno detto il fatto di Tagliani. No, signor Presidente, sto dicendo che questa richiesta che lei mi ha domandato di far punire a questo Turatello
l'ho ricevuta assieme alla richiesta che loro volevano salvare anche da lì e se facevo pubblicare quelle che già abbiamo scritto. Ho capito. Ma questo abbiamo chiesto, la richiesta di pubblicazione dei volantini fu contemporanea all'altra richiesta, comunque solo questa richiesta ho avuto dai LBR, nessuna più richiesta. Alla richiesta di punire Giuratello. Presidente, lui trasmise, ne parlò a qualcuno di questa richiesta dell'EBR, a qualcuno dei suoi interlocutori? Quali richieste, avvocato? Perché richieste quella di punire, tutte e due, era quello stesso messaggio. Lei ha raccontato a qualcuno di queste richieste che sono state fatte, Turatello, Talier, cosa ho detto prima? La pubblicazione dei volantini. Ce l'ho detto prima, Presidente, l'ho detto a questi del sismo, no? Oh, e che hanno l'ho detto prima, comunque, signor Presidente. Me lo teneva per me, siamo fatto questa richiesta, l'ho passata a questo del sistema. Effettivamente, avvocato, no? Poi io, a me era sfuggita questa risposta. E lui l'ha detto, gli hanno anche risposto, non ce ne frega. No, ma di Talirce però. Ecco. Questa era di Talirce. Anche quest'altra, Il fatto di una data. Idem. Aggiungente che c'è in questa fatto c'era anche Enzo Casile comunque. Insomma, l'ho detto a questi qui, signor Presidente. Informai i sismi. Anche nella richiesta che vi era stata fatta in danno è normale, se loro mi chiedono le cose, io gli dovevo dire quelle che volevano dire da Piero, non ho capito. Anche nella richiesta che mi era stata fatta dalle Brigate Rosse in danno di Giuratello. Altre domande, avvocato? Sì, Presidente, ci accingiamo alla fine. Un attimino passiamo alla fase iniziale. Nei primi incontri avuto col SIST. E quando ci fu la visita di Granata ed altri, nei primissimi incontri, queste persone si presentarono a nome di piccoli e di altri notabili democristiani. L'ha già dichiarato il stesso Cuto. Ma rispondo io, Presidente. Ma pagina 680 della Presidente, io leggo a pagina 680 della sentenza. Testualmente, è una lettura che faccio nella sentenza, è riportata tra virgolette, pagina 680, se l'avvocato Baggi ci vuole notare della lettura. Se possiamo leggere, no, per prima di opporsi dico. Ma che c'è la sentenza con i del parte? No, riporto tra virgolette una dichiarazione. Che avrebbe detto? Cosa la posso leggere? Lo dica. Dice, tanto è vero che dalla stessa gli accenna addirittura nelle dichiarazioni rese dallo stesso Raffaele Cutolo, aperte virgolette tra parentesi, ribadisco che Granata mi disse espressamente di parlare a nome di piccoli e di altri notabili democristiani. Questa è la citazione. Io voglio sapere se Cutolo conferma queste circostanze. Il precedente dibattimento nella scorsa udienza ha detto cosa diversa, lei lo ricorderà. Cuto con la scorsa udienza ha detto che Granata si era presentato. Signor Presidente, era persona, la posso precisare? Va bene. Che era persona molto vicina al dottor Cirillo, che andava da Cuto perché, sapendo che si era interessato per far liberare un bambino sequestrato, supplicava perché facesse questo intervento. Beh, pongo la domanda in modo diverso. Perché volevo bene. Perché Cuto dice, io solo dopo ho saputo che invece. Vorrei chiarire, per una buona volta, perché ho letto nei verbali anche questo famoso biglietto di piccoli, a me mi è stato portato questo biglietto, mi sono spiegato, credo, mi è stato portato. Però io non lo so se è di piccolo, non so se rendo l'idea, io non lo posso sapere se veramente l'ha scritto piccoli. Una buona volta, chiariamo anche questo. Me l'ha dato Casillo dopo il sequestro... Dopo finiti, signor consigliere, poiché io mi lamentavo che non mi avevano nemmeno ringraziato, al che dopo venne Casile, non so se stava anche Granato, mi hanno dato questo biglietto di ringraziamento. Dopo una decina di giorni. Lui ribadisce che Granato si è rappresentato solo. Signor Presidente, ma quello sono venuto tante volte, anche dopo, ma non risultano al caso. E allora, ciò detto. Non ho finito, Presidente. Ribadisco che Granato si presentò da me. Senta, fa piacere. Ma non stiamo dicendo cose dell'altro mondo. Che Granato si presentò da me a titolo privato
Io l'ho detto l'altra volta, Presidente, perché poiché io avevo... Questo non fu scritto l'altra abbiamo volta. Scritto no, non fu scritto, Presidente. Vuoi che gli avori là? Ma lei ma non mi deve è... costringere ogni volta a rileggere. Ma se lei non sa quello che io voglio dire, come fa a capire quello che ci ho detto? No, il fatto è che venne da me, perché avevo salvato il piccolo casino. Ieri pomeriggio in verbale, signor Presidente, ho letto queste frasi. Perciò venne da me, non per i politici, mi sono spiegato comunque. Perché io già avevo salvato questo bambino. Ma perché dice che non è stato scritto? Come fa? Perché ci è passata tanta guai nei processi, Presidente. Non è stato scritto, non vorrei polemizzare no, con anche, lei, perché ma ne... vorrei invitarla a dire non è stato scritto, obbligato. No, nel senso, no, è stato scritto, però perché era venuto da me? Nel momento in cui è stato no, fatto il motivo per non scrivere quello che ha detto. Il motivo che spinse a Granada, perché già avevo salvato il bambino, mi sono spiegato, no? Questo comunque. Ma te, se possiamo continuare? No, avvocato, non possiamo, abbiamo finito di scrivere quello. È per quello dico io. E chiedendomi di intervenire per ragioni umanitarie. Vabbè. Come ho già detto nella scorsa volta, sì. E di questo sono garante. Sì, sì, ma lo so, lo so. Esatto. Non disse di usare il nome di voce politica. Non disse di venire a nome di politici. A nome di politici. A questo proposito. Voglio dire che io il biglietto di piccolo che tanto visto, si parla comunque no? L'ho visto no, ce l'ho io ce l'avevo io ma non posso dire se quel biglietto sia veramente di piccoli. Mi sa così dopo il rilascio ciliegiano. Dopo il rilascio ciliegiano. Mi fu consegnato dopo il rilascio di Cirillo. Già l'ho detto. Da Enzo Casillo. E non so se in quell'occasione stava anche a Granada. Non ricordo. E mi fu consegnato da Enzo Casillo. Non so. Non ricordo se c'era anche Granada. Con le pillole non ricordo se c'era anche... Dopo una decina di giorni è successo questo episodio, signor Presidente. Punto. Beh, preciso. Virgola. 10 giorni dopo il rilascio. Senti, se intende rivelarci il contenuto di questo biglietto, cioè che c'era scritto, se intende... Ma voi difendete i comunisti, a me, non ho capito. Voi potete anche non rispondere, Quando sono chiede, vi ricordate che cosa c'era scritto in questo biglietto? Non lo ricordo, sono passato 11 anni. Domani, per salvare Cirillo sto da 11 non anni. Non ricordo cosa fosse scritto in questo biglietto. È finito, avvocato? Ho un'ultima domanda, Presidente. Se gli fu recapitato, anche nel corso sempre di questa cosiddetta trattativa, un documento, uno scritto dell'EBR. Se gli fu? Recapitato, uno scritto dell'EBR. Proprio come garanzia e no, come, era l'interrogatorio di Cirillo era. Ecco. Era lì. Vabbè, ma questo già l'ho detto in istruttoria comunque. Era l'interrogatorio integrale di Cirillo che mi hanno portato il SISM, il SID, ma non mi rimane il SISM perché è stato dopo. Fatemi precisare, poi così dopo penso che è stato il SISM perché è stato dopo, era l'interrogatorio di Cirillo. Me l'hanno portato loro. Ed è perché c'è il timbro del ministro dell'interno e il timbro della regione in ogni pagina e io me lo sono trattenuto comunque. E ce l'ho io l'ho bruciata se la domanda risponde mi fu portato dal SISP certamente da SISP perché è stato dopo comunque. Un documento non era un fascicolo comunque signor Presidente anzi un fascicoletto che riguardava l'interrogatorio che le BR avevano fatto a Cirillo stavano fatto facendo la BR a Cirillo c'era sopra un timbro del Ministero dell'Interno in ogni pagina come i processi come?
In ogni, su ogni pagina c'è il timbro del Ministro dell'Interno e della Regione. C'era un timbro del Ministero dell'Interno e della Regione su ogni pagina. Ma logicamente me l'hanno portato per sollecitarmi a farlo liberare. Questo documento mi fu consegnato dal Sismi, è vero? Sì, signor Presidente, certamente non dal Sismi, perché venne prima il Sismi. Insomma, dal Sismi, da Carasile e da altri. Punto e virgola, escluderei che sia stato il Sismi. No, perché è stato dopo, non so se rendo l'idea. Perché il fatto è avvenuto dopo. Altro? Nessuna altra domanda. Allora, questo è punto di domanda. Ah, ma io dovevo domandare pure. Signor Cantone, Alex Vaiano, è mai venuto ad Ascoli da lei? Sì, è venuto, signor procuratore. È venuto a visitare. È preciso comunque che questo è, che Elio Vaiano era un mio, oltre che un mio amico carissimo, ed era come Enzo Casilli, era un mio parente comunque. È venuto, sì, è venuto 5-6 volte comunque. Vabbè. No, assieme a Casiceno, no? Assieme a Casiceno. Dunque, domanda di chi risponde? A colloquio. Vaiano alias Marcantonio è venuto 5 o 6 volte. Veniva a colloquio, comunque il periodo però, perché è venuto anche altre volte, logicamente, prima, dopo. A colloquio da me, ad Ascoli. Come ho detto, si trattava di un mio amico e oltretutto anche parente. Signor Presidente, io lo mandavo a chiamare proprio perché ci dovevo parlare da solo, senza Enzo Casilli. Ero io che gli chiedevo di venire a colloquio. Presidente, io credo che, le chiedo scusa, io credo che risulta anche ai verbali, vedete? Lo mandavo a chiamare perché non avevo più fiducia di Casiglio, no? E mi sono dimenticato, là adesso non c'è. Vabbè, ma comunque io volevo sapere se era la storia dialettica. Perché volevo parlare solo con lui senza la presenza di proprio Casiglio. Per farlo interessare, perché avevo visto che Casiglio non era più affidabile. Lo abbiamo scritto, altra domanda. Il biglietto che proveniva dal presunto Piccoli, eccetera, lei lo lasciò a casa? Io non ho mai detto che il biglietto era di Piccoli, è che no. si travisano le cose. No, non ho detto, per l'amor di Dio. Questo biglietto che mi è stato dato, no, mi è stato dato a me, nelle mie mani. Ecco. Poi lo fece portare a casa sua, questo? Sì, l'ho mandato a casa, io mandavo tutto ad Elio Vaiano. Esatto. Io ogni cosa, ogni cosa che ricevevo, mandavo tutto ad Elio Vaiano. Figurate che era soprannominato, lo troverete nei processi della ANCO, il ragioniere. Io consegnavo tutto a lui. Purtroppo, le ripeto, l'hanno ammazzato. E quindi è andato a casa e poi non si è trovato. Sì, più. Sì, non si è trovato più. Bene. E non è fra quelle che sembra tutta a sequestrato, no? Ah no, ecco, come lo sa lei. È sicuramente no, perché dopo c'era ancora questo biglietto. Ah, c'era scritto. Okay. No, mi piace precisare. Sicuramente lo lei. Il biglietto che ho indicato come Piccoli. Presidente, però le ripeto, io non so se l'ha scritto veramente a me. C'è scritto indicato come Piccoli, non è che lei ha detto il biglietto sul quale io posso giurare che si tratti di Piccoli. E questo è quello che ha scritto a me. Il biglietto che ho indicato come Piccoli lo ricevetti nel carcere e poi, come facevo per tutti i miei documenti, lettere, tutto, comunque la mia corrispondenza in generale, corrispondenza e altro, lo spedii a Vaiano. La mia famiglia, Elio Vaiano era la mia famiglia, consegnavo tutto a Elio Vaiano quando era della mia famiglia, logicamente veniva. Voglio precisare che veniva perquisito, veniva fotocopiato, dovete vedere alla Sicurpena se c'è. Che era della mia famiglia. Questo documento poi si è sbarrito e non so dire altro. No. Aggiungo che non era tra i documenti poi che sono stati rinvenuti a De Luca. Perché dopo lo trovai. Perché c'era. Fu trovato. Beh.
questo documento poi si sbarra. Ah? Io ho capito. Lo so come è, me la una pezza che. Posso dire che non faceva parte, che io posso essere. Che non faceva parte dei documenti rinvenuti durante la perquisizione fatta dal dottor Del Duca. Che dopo c'era ancora, ha spiegato anche perché. Questa la giustifica. Che dopo c'era ancora. Signor Presidente, tutti questi documenti che i giornali vanno parlando, queste cassette, sono morto con Elio Vaiano. Non fu rinvenuto, però successivamente stava ancora a casa. Sì, lo so perché me lo disse Evaiano. L'ultima domanda, lui l'ha precisato prima, però rifacendomi a quella domanda che ha fatto della Pia, nell'interrogatorio dell'87, riportato in sentenza e penso che trascritto dal verbale, lui avrebbe detto in questo senso, ribadisco che Granata mi disse espressamente di parlare a nome di Piccoli e di altri notabili democristiani, penso che trascritto dal verbale. Lui avrebbe detto in questo senso, ribadisco che Granata mi disse espressamente di parlare a nome di Piccoli e di altri notabili democristiani, come pure a titolo personale in quanto particolarmente affezionato a Cirillo. Lei ora sta dicendo questo l'ho detto, quello l'ho detto io. Sì. Un interrogatorio nell'87. Questo l'ho detto io. Questo non è vero, allora questa la seconda parte sì, la prima no. No, signor interrogatore, vedete, io ho spiegato che tanti interrogatori che ho reso al giudice Alemo, ma io non vorrei rispondere a questa domanda per non offendere la magistratura. Non vorrei rispondere per non offendere la magistratura. Il procuratore generale pone una domanda. Lei ha detto che c'erano, che Granata era venuta parlando come mandato dai politici e poi come persona di... Si rifiuta di rispondere alla domanda. Non ho rifiuto, ma mi rifiuto. Devo verbalizzare la richiesta del procuratore generale e la sua risposta. La richiesta del procuratore generale... Allora io ho detto non desidero rispondere perché non voglio offendere la magistratura. Mi hanno fatto indagini. Allora, a questo punto, il procuratore generale, a lei il fatto non difende nessuno. Ah? A lei non lo difende nessuno. E a lei mi ha detto tante cose giuste, ma tante anche sbagliate. Non lo difende nessuno. E non mi fate dire altre cose comunque. Non ho mai dichiarato, come le famose stanghette di scuola. Avvocato Tarsidano, che ho pregato. Avvocato Garsidano, con pregata. E lei non deve fare queste battute. Udolo, lei deve rispondere alla corte. Lei ha una. No, allora io per favorire agli avvocati dei comunisti devo dire quello che ha scritto lei. Un'esperienza. Allora io non ho detto nemmeno delle famose. Lei ha un'esperienza di processi tale che le fa sapere, e credo lo sappia, che lei non può battagliare. E l'avvocato può battagliare. L'avvocato può fare delle domande. A lei, lo può rivolgere a lei, non al procuratore. E io ho pregato a fare questa polemica su lei. E io ho pregato anche l'avvocato Tarsidano di comportarsi. Va bene, a posto. Quindi è chiarito tutto. Però lei non risponde. Io pago sempre io. Si lamenti presso la corte dei suoi diritti calpestati. E che mi lamento a fare? Nessuno prende provvedimento. Il codice di procedura è la cosa. Lo facciamo con tanti comunisti, facciamo, diciamo. Quindi allora chiarire come nell'interrogatorio del 1987, 4 giugno 87. Il 4 giugno 87 abbia detto. Difformemente da quanto. Dichiarato in questa sede che Granata si presentò a lui anche come inviato dai politici. Anzi, più precisamente, a nome di Piccoli. L'interrogato risponde, non intendo rispondere a questa domanda per non offendere la magistratura. Mi pare che è finito? Va bene, allora si può. Ti posso accomodare? Sì, grazie.